Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 3. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Mio Podcasting. In questa puntata parleremo di Forze Armate Italiane ed UFO, storia dell'ufologia istituzionale italiana. Attenzione che questo articolo e quanto vi sto a raccontare è una sintesi copia-incollata da quanto è possibile reperire gratis in PDF presso www.cisu.org/rivista, scaricando UFO, rivista di informazione ufologica numero 29 luglio 2004, UFO, rivista di informazione ufologica numero 28 gennaio 2004. Quindi nella mia bloggata mi sono limitato a copia-incollare e sintetizzare quanto espresso praticamente dai due articoli che si possono trovare su questa interessante rivista, che è diffusa in modo gratuito e vi invito a scaricarla. E quello che io starò a fare adesso in questa bloggata è una breve sintesi orale di quanto è esposto nella mia bloggata. Il link lo trovate come al solito nella descrizione del video di YouTube. Allora, nel 1947 l'ufficio informazioni dello Stato Maggiore dell'Esercito riprese a funzionare, ma la sua attività informativa era ridotta al minimo. Il 30 marzo 1949 il nuovo SIFAR fu posto alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa per svolgere attività offensive e difensive nel campo delle informazioni interessanti lo Stato e per esercitare la direzione e il coordinamento dei servizi informativi delle tre forze armate. Lo stesso giorno furono costruiti presso ciascuno degli Stati Maggiori il SIOS Servizi Informazioni e Situazione, SIOS Aeronautica, SIOS Marina, SIOS Esercito. Il 1 agosto del 49 ci fu l'adesione alla NATO, ratificata dal Parlamento europeo italiano, in base ai trattati NATO-CIA. I servizi di informazione erano tenuti a trasmettere notizie e a ricevere istruzioni dalla CIA. Nel novembre del 1965 fu varata una riforma dello Stato Maggiore della Difesa. Il SIFAR fu sostituito dal SID, Servizio Informazioni Difesa, ed oltre l'80% del suo organico era composto da carabinieri. Il SID iniziò a funzionare il 1 luglio del 1966. In una circolare segreta del Ministero della Difesa, 3 milioni del 25 giugno del 1966, declassificata il 13 settembre del 1977, indicava le aree operative del SID, raccolta all'interno e all'esterno di tutte le informazioni utili per la difesa e la sicurezza nazionale, coordinamento delle attività informative, controinformative e di sicurezza dei singoli servizi informativi di Forza Armata, coordinamento di tutte le informazioni riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, raccolta dagli organi dello Stato e la compilazione e l'aggiornamento dei quadri delle relative situazioni, più varie altre tre competenze che vi invito a darci un'occhiata nella mia bloggata. Al paragrafo 5, tra le altre cose, la circolare stabiliva che gli uffici e il personale del SID non possono compiere indagini che non riguardano la difesa militare e la sicurezza nazionale, né possono fornire notizie a uffici, enti o persone diverse dall'autorità sopraindicata, da cui si evince che fosse naturale classificare delle eventuali documentazioni raccolte sugli OVNI, oggetti volanti non identificati. Questo concreto interesse emerse da testimonianze raccolte dal CISU nel corso degli anni. Ora, tra il settembre del 1978 e il gennaio del 1979, in Italia si ebbe a registrare un'ondata di avvistamenti senza precedenti, avvistamenti UFO. Migliaia di privati cittadini
inclusi parecchi carabinieri, piloti di velivoli civili e militari, poliziotti, guardie giurate e quant'altro. Confrontare ad esempio con il caso Zanfretta. Il 15 dicembre 1978 fu emanata dal secondo reparto SIOS dello Stato Maggiore dell'Aeronautica una disposizione diretta ai tre comandi delle regioni aeree di Milano, Roma e Bari, oltre all'Ispettorato delle Telecomunicazioni ed Assistenza al Volo ITAV. Oggetto disposizioni relative alle modalità di inoltro delle notizie e informazioni riguardanti avvistamenti di oggetti volanti non identificati. La circolare era diretta al comando della prima regione aerea dello Stato Maggiore di Milano, al comando della seconda regione aerea Stato Maggiore di Roma, al comando della terza regione aerea Stato Maggiore di Bari e all'Ispettorato appunto delle Telecomunicazioni. Nella circolare si dice che praticamente è necessario classificare gli avvistamenti con il tag riservatissimo e essere inoltrato tempestivamente al SMA di reparto. Poi abbiamo praticamente la modulistica relativa al in caso di avvistamento, una serie di domande e risposte aperte, una serie di grafici per identificare l'oggetto dell'avvistamento, la forma, i colori e le direzioni del moto e quant'altro. Nel contesto a cui si fa riferimento, il SIOS Aeronautica assunse il compito di raccogliere e coordinare i dati relativi alle segnalazioni d'avvistamento. Le competenze dello SM dell'Aeronautica in materia erano riconducibili alla sicurezza e del controllo dello spazio aereo. Tali competenze non riguardarono gli aspetti di natura più propriamente tecnica e scientifica connessi alla fenomenologia UFO. Infatti ci fu negli anni successivi un tentativo di coinvolgimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche che però non diede luogo a niente. Il 29 marzo del 1979 si tenne presso il secondo reparto dello SMA una riunione con i rappresentanti delle regioni aeree, dei ROC e dell'ITAV, allo scopo di esaminare la modulistica di avvistamento radarico ed ottico di UFO e determinare la validità operativa della modulistica e della sua compilazione, dove, a parte alcune problematiche di errata compilazione, niente diciamo importante sembrava essere emerso. La NATO pare che non abbia mai attivato nessun ufficio per la trattazione delle osservazioni UFO, rimanendo quindi tali eventi di esclusiva competenza nazionale. Nel 1984 però erano molti i moduli di avvistamento UFO che erano redatti, specialmente da piloti privati oppure da piloti e personale delle linee aeree civili in relazione a mancate collisioni in volo, per cui furono intensificati i contatti con quello che all'epoca era l'azienda autonoma di assistenza al volo, oggi l'ENAC. Ma al momento non risultano documenti storici declassificati che attestino anche contatti con il centro di elaborazione dati spaziali circa il rischio di rientro in atmosfera di artefatti naturali o artificiali.